Questa è l'immagine della finale. Spiega tutto da qua. La storia si ripete. E questa volta non ci sarà rivincita. Ed è impossibile da non eleggere. Roma Juve è la rivincita della nostra anima. È la rivincita di chi lotta contro il potere e lo fa sempre, ogni giorno. Salah ha sbagliato e ha consentito alla Juventus di tornare all'attacco con questo cross pericolosissimo. È la rivincita contro chi ti dice cerca di convincerti che nella vita contro sempre solo le stesse cose. Buffon ha presa, arriva Salah, il palla in rete. I rapporti che contano. È la rivincita di chi almeno una volta, chissà quando e chissà perché, si è detto che conta di più un abbraccio. La Juventus è campione. Mantenere un cuore pulito, che ti fa male, ma che ti fa amare, che vive in un colpo solo. E non in una carriera di scudetti e coppe di trasporto. Cross che arriva! Roma Juventus è sempre una rivincita. Quando vinci non sai quasi cosa fare. Non trovi le parole. Ogni tanto vengono i buoni. Eppure se non succede quasi mai, tu credici sempre e basta. Emozionati. Tu sei della Roma. Nella vita c'è sempre tempo per una rivincita. A volte l'attesa è breve, altre bisogna aspettare addirittura anni e forse è meglio perché si sa, la vendetta è un piatto che va servito freddo. Sì, freddo, quello che la Roma ha sentito spesso quest'anno, quello provocato da almeno 15 rispetto alla Juventus. Ma stasera la classifica non conta, è una sfida secca. C'è in palio un trofeo, c'è in palio la rivalità, c'è in palio la tradizione. Dalle sfortunate finali con Rudy Zlatan su FIFA 16 alla voglia di cambiare la storia, è la Coppa Italia, è la finale, dallo Stadio Olimpico di Roma, è Juve-Roma, la partita, buonasera e bentrovati finalmente con questo nuovo episodio, con quest'ultimo atto della prima stagione. Poi ci saranno i mondiali, come ben sapete, benvenuti a Juve-Roma, benvenuti a questo, ripeto, match fondamentale per la sorte di questa carriera, per la nostra tradizione, insomma, per i veterani del canale, come mi piace ripetere spesso e volentieri, non è una partita, insomma, nuova, per così dire, è un grande classico, soprattutto per quanto concerne le finali di Coppa Italia in particolare. Questa è la Juve con un 4-4-1-1. O 4-2-3-1, molto probabilmente, perché poi Royce e Douglas Costa, che tra l'altro si sono resi protagonisti nella sfida di campionato di qualche settimana fa, vinta dalla Roma per 3-2 nel finale, sfida rocambolesca, hanno dato insomma il loro apporto e hanno giocato soprattutto molto più offensivi. Abbiamo visto Marconi, abbiamo visto la Coppa, che una delle due squadre alzerà alla fine di questi 90 o forse 120 minuti. Roma in campo con Alisson tra i pali, Florenzi, Manolas, Fazio ed Everson in difesa con De Rossi e Nainggolan, Perni a centrocampo con Ninja, che chiaramente potrà interscambiarsi spesso anche con Marez, se vogliamo, perché spesso insomma capita in questa stagione, è capitato che Nainggolan potesse farsi vedere più avanti. E appunto poi a destra El Shaarawy, Marez alle spalle di Dzeko, che prende il posto di Schick, quindi è lui la punta, è lui il 9 lì davanti. E poi a sinistra El Monito, Diego Perotti, è davvero tutto pronto, inquadratura per Barzagli, tutto pronto. Si attende solo il fischio della direttore di gara Leonardo San Milano. L'attesa ora sì è finita per davvero, è cominciata Juventus-Roma. Mettetevi comodi con patatine e popcorn, passate in descrizione da tutti i social con tutte le grafiche che staranno spuntando in questa finalissima, perché ora si gioca. Poi De Rossi, c'è largo Florenzi servito con l'esterno, il Shaarawy che è andato, Florenzi l'ha visto e prova a servirlo con Benassia, che chiude non benissimo. Il Shaarawy è lì a pressare e prova a dar fastidio fino alla fine. Benassia, che è stato uno dei migliori nella sfida di campionato, in cui la Juve, lo abbiamo detto più volte, non ha dato il 100%, almeno nel primo tempo. Poi, una volta che si è trovata sotto, ha provato a rimontare e c'è anche riuscita, se non fosse stato per il gol finale di Edin Dzeko. Roma che da questi primi 6 minuti prova comunque a fare la partita con Perotti. Vuole andare via di Suola su Lichtsteiner, che lo aspetta, lo chiude e gli porta via il pallone. Quindi Dybala, primo possesso della gioia, poi verticale si va da Douglas Costa con l'intervento ottimo da parte di Federico Fazio. Da Pjanic, poi Nainggolan si mette in mezzo. Piccola pillola statistica su Miralem Pjanic, che nell'ultima finale giocata dalla Roma, insomma, qui non era bianconero, bensì romanista.
segnò tra l'altro nella penultima sfida in quel FIFA 16 il gol decisivo dell'1-0 nella sfida dell'Olimpico della Roma-Juve. Ma questa è storia. Ora Marezza largo da Florenzi, al centro c'è solo Dzeko, ma Florenzi deve aspettare, mette il cross, sta arrivando Perotti, preso in controtempo e l'Ixtein era chiuso. Ora Dybala riesce a trovare un corridoio centrale, si inserisce Matuidi. Sempre Matuidi che passa in qualche modo. Roma un po' statica. Poi Higuain su Manolas. Vai Higuain fino in fondo. Il Pipita con il destro, palo pieno. Primo squillo della Juve al 25esimo con Higuain. De Rossi e il tocco per Nainggolan con Dzeko che è andato. Il tocco invece per Perotti che prolunga per Dzeko, mette giù e gira per Marezza. Zona sinistro, prova a calciare, deviazione. Poi Dzeko se la porta con il tacco e calcia lui, Buffon. Non è finita, Marezza a raccogliere, Sharawi non la trova, la trova Alessandro e la Roma porta a casa l'out. Palla gol anche per i giallorossi, doppia praticamente con Edin Dzeko che poi dopo una grande giocata ha calciato a botta sicura. Buffon ha risposto presente, la pressione da parte di un De Rossi che è uno degli altri protagonisti di una stagione che la Roma ha giocato con insomma in maniera particolare, perché alla fine ha centrato un secondo posto ma ha perso molti punti, è arrivata a tanti punti soprattutto di distacco dalla Juve. Insomma bisogna mettere le basi con più equilibrio per la prossima stagione. Intanto giochiamoci questa finale. De Rossi, ottima giocata su Royce, poi ritarda i tempi, prova a calciare come nel derby. Buffon c'è. 0-0 in questa finale di Coppa Italia con le due squadre che nel primo tempo si sono comunque studiate, non scoperte più di tanto, è normale anche perché è una sfida che potenzialmente si gioca su 120 minuti. Ma qui Marezza, Dzeko prolunga per Perotti, chiude l'Ixtein, ancora Perotti che raccoglie, Dzeko che difende, non abbastanza. Poi finisce il primo tempo e 0-0 tra Juve e Roma in questa finale. Ben primo tempo comunque teso tra due squadre che sicuramente sono rivali da sempre, due squadre che sanno, in particolare la Roma, quanto conta questa sfida per cambiare la tradizione, per cambiare la storia, per vendicarsi di tante frustrazioni passate. Rieccoci, è tutto pronto per il secondo tempo che comincia con la Juve in possesso di palla, nessun cambio tra Juventus e Roma, pronti per il secondo atto della finale. Ma primo cambio della finale, fuori Higuain, scusate, Matuidi e dentro Marchisio al minuto numero 9 della ripresa. Marchisio, eccolo qui. Qui sia De Rossi che Nainggolan a vuoto. Dico che quindi sviluppa l'azione centralmente con Higuain. Lascia Pjanic al limite, sinistro a giro! E Juventus in vantaggio, proprio con il grande ex della sfida. Uno degli ex della sfida. Il bosniaco Miralem Pjanic, sinistro a giro e grande gol della Juve. Che passa al minuto numero 10 del secondo tempo. E per l'ennesima volta la finale di Coppa Italia si sblocca a sfavore della Roma, è la terza volta di fila dopo il 2-1 della penultima, la Roma che era riuscita a pareggiare sì ma era comunque andata sotto, e l'1-0 Sturaro ai supplementari l'ultima volta. Pjanic al 55esimo, Juve 1 e Roma 0, è ancora lunga, testa e cuore per rimontare questa partita. Florenzi centrale per Nainggolan, era partita un po' molle la Roma in questo secondo tempo, questo va detto. Intanto tocca per Perotti, preso in controtempo da Emerson. Non dobbiamo essere timidi di far male alla Juve, e questa purtroppo è una caratteristica che ci ha sempre contraddistinto nelle finali, in negativo ovviamente. E allora Dybala, anzi Douglas Costa, con Nainggolan che però torna molto bene. Roma che deve distendersi adesso con Perotti, che ha visto dalla parte opposta il Sharawi, lo fa viaggiare a destra, grande sventagliata del campo di Perotti, peccato che è lunga, grande idea del Bonito, però bisogna essere più efficaci. Primo cambio anche per la Roma al 62, dentro Naby Keita, fuori Riyad Mahrez, opaca la sua prestazione per la verità, forse in un ruolo che non è il migliore, anche se l'ho comunque voluto, almeno questa era l'idea, far giocare più vicino alla porta, più centrale. Allora Perotti per Dzeko, c'è il Sharawi a destra visto, ancora servito ma il pallone che non arriva a destinazione. Poi in un secondo momento sì, perché Dzeko tocca ancora per il Sharawi e poi si muove, Sharawi sul destro, passa e calcia Buffon. Ancora lui, Marchisio, esce su di lui Manolas, poi Higuain al limite di Dybala, il tocco ancora Higuain, allarga palla, ancora buona, palo, il secondo del Pipita. E la Roma adesso deve svegliarsi a tutti i costi però per il finale di gara, con il Sharawi che vuole suonare la carica, il pallone però è strano per Perotti che comunque ricomincia da Emerson. Poi Alessandro che fa viaggiare sulla corsia di sinistra Royce, attenzione che è di un altro passo rispetto a Fazio, un 2 contro 2, ma la Juve è messa meglio, Royce sul destro, Royce, poi Dybala ed Emerson, anzi De Rossi, fatto sta che la palla esce in calcio d'angolo,
15 esatti al 90esimo, il momento di Cengiz Under dalla Turchia per questo finale. Dybala sul primo palo, Perotti chiude, poi Under, forse anche con un braccio, non secondo l'arbitro, quindi Keita può scattare il contropiede della Roma con Keita che ha messo il turbo, mette la sesta Keita, Under è velocissimo, dovrebbe seguire l'azione e infatti viene servito, palla per Cengiz che può andare, ha preso il tempo, Under al centro Dzeko, la palla è per Edin! Dzeko a 13 dal 90esimo, la ripresa la Roma e allora siamo ancora vivi, grande contropiede della Roma. Da insegnare nelle scuole calcio questo contropiede, con un Der che è andato e ha preso il tempo proprio a Pjanic che aveva portato avanti loro. Palla sul secondo palo, Buffon può fare qualcosina in più, ma meglio così, il gigante è buono, sempre lui la riprende. È 1-1 all'Olimpico, sotto la curva sud di Dzeko. Keita non ha probabilmente scelto il tipo di passaggio migliore, ma però tira solo a sinistra, poi De Rossi chiude e tiene palla in campo. Perotti dentro per Nainggolan, occhio che la Roma ancora voglia, e allora Nainggolan ancora al limite, calcia con il sinistro, Buffon, facile questa conclusione del ninja però, forse perché col piede debole. Perotti, tacco a liberare ancora Palmieri che può andare sulla corsia di sinistra, Dzeko al centro, servito Edin che lascia scorrere. Buco centrale, si inserisce Keita, attenzione, zona tiro, destro di Keita, Buffon in due tempi. Forte ma centrale la conclusione di Nabi. Si può e si deve fare meglio in questi casi, perché poi loro non perdonano. È vero che hanno preso due pali e quindi ci hanno perdonato qualcosina effettivamente, ma è un caso, perché sappiamo che sono di natura più cinici rispetto a noi. Lo abbiamo visto anche in campionato. 3 di recupero, si gioca fino al 93esimo. Bella palla di Florenzi per Perotti e bel controllo. Dzeko la vuole in profondità. Perotti lo cerca, vediamo se Edin controlla. Più o meno disturba Pjanic, vediamo se la tiene in campo. Dovrebbe essere comunque della Roma il calcio d'angolo. Così è, calcio d'angolo per la Roma. Tutti in the box, tutti nelle rigore tranne Alisson, chiaramente perché il risultato è di 1-1. La Roma può anche trovare il colpaccio, palla verso Under, Nainggolan sulla linea, Lichtsteiner. Poi De Rossi cerca il cross, rimpallo. Calcio di punizione per la Roma, la presa di mano Pjanic. E allora altra possibilità, poi si scaldano Pjanic e De Rossi, non so se li avete visti in fondo. Calcio di punizione per la Roma. Adesso è proprio l'ultimo, è pronto il capitano, destro secco. Troppo corto però con Higuain che ha chiuso. E finiscono i regolamentari. La Roma al 92esimo ha avuto la palla del 2-1 e la Juve si è salvata con Lichtsteiner. Tutto sommato pareggio giusto, perché comunque la Juventus ha centrato con l'inquadrato Higuain due pali, uno a tempo, uno nella prima frazione e l'altro nella ripresa sull'1-0. Sarebbe stato presumibilmente il KO. 1-1 i marcatori, prima Pjanic, poi Dzeko. Insomma, sicuramente due tra i più attesi della serata. Questo è il primo palo di Gonzalo Higuain. E allora, una finale ancora tutta da vivere. E allora mi sento un po' di Francesco, vi mostro la situazione, perché Schick entra, ma non voglio stravolgere la rosa, ve lo ripeto, le ho provate tutte. Per un attimo avevo anche scelto di togliere De Rossi, ma è il capitano. Sappiamo tutti quanto è importante anche a livello personale per Daniele arrivare fino in fondo a questa partita. E allora Schick entra, sì, al posto di Perotti, che comincia ad averne poco poco a questo punto della partita. Non entrerà Pellegrini perché i cambi sono finiti. E allora il tridente sarà Under, Dzeko e Schick. E si riparte. In basso leggete i marcatori. Adesso non si scherza più, perché chi segna ora ha un piede e mezzo, anzi ha un braccio e mezzo sul trofeo. Dzeko defilato, Schick deve prendere posizione. La palla è verso Under che prova la torre. Marchisio lo disturba, Under per un attimo è rimasto a terra. Insomma, con gli infortuni la Roma non è fortunatissima. Scusa il gioco di parole in questa stagione, quindi attenzione. Intanto Schick interviene ancora, prende il tempo per un attimo a Rugani, che però poi lo controlla di fisico. Schick e Dzeko a pressare, ragazzi, meno, anche meno. Il pressing ci può stare, però non dobbiamo farci saltare. Occhio intanto alla palla interna per Dybala, Alisson. Dalla bandierina è pronto Raja Nainggolan. Occhio alle torri che adesso sono di più. La palla è ancora per Dzeko che la spizza solo. Erano tutti in piedi, anche voi da casa, per Edin Dzeko, che tante emozioni ci ha regalato di già in questa prima stagione. E allora Higuain, largo per Lichtsteiner. Va a puntare Emerson, il tocco ancora per il Pipita. De Rossi lo disturba con un fallo. Attenzione al calcio di punizione da palla inattiva. La Roma ha perso l'ultima finale con la Juve. C'è Royce. Scava il pallone, Marchisio, Alisson.
E poi occhio al rinvio che può essere rapidissimo per il contropiede con Under che è contropiedista. Corre Under ma c'è l'X-Line in anticipo. Under forse l'ha ripreso, l'ha ripreso contro Buffon. Under, Buffon, Buffon. Palla col colossale per la Roma. Poi De Rossi ci mette il piede, ancora Daniele ma c'è Pjanic. Cosa abbiamo visto al 103esimo? Per carità, non era facile perché Under si è fatto tutto il campo e adesso si fa tutto il campo Costa dalla parte opposta con Emerson in ritardo. In area di rigore Costa che torna sul sinistro, sempre da Glass Costa, passa in qualche modo, la mette dietro. Royce! Palo doppio! Incredibile! Incredibile! Che partita! In archivio il primo dei supplementari, ci ha detto davvero tantissimo. Spesso i tempi supplementari stravolgono completamente, soprattutto il primo, quello visto nei 90 minuti, oppure non succede nulla. È successo tanto e niente, perché dal punto di vista dei gol non abbiamo segnato e non abbiamo preso gol. I rischi ci sono stati. È vero che loro hanno preso 4 pali, di cui 2 in 1, ma guardate le statistiche. E allora, attenzione. Pjanic, Costa, Emerson vuole intervenire. Interviene Emerson, senza fallo questa volta. Grande Palmieri, che ancora birra per partire in contropiede. Vuole andare il 33. E qui forse c'è fallo. No, neanche stavolta. Ha chiuso regolarmente Cedric. Poi lancio verticale. Fazio. Under. Dzeko. C'è Under a sinistra. Dzeko tiene. Non abbastanza. Poi De Rossi rimedia. Allora Under con Keita centrale, chic a destra. La palla è per Nabi, che va sul sinistro. Under si ripropone. Keita è passato. Calcio in porta. Buffon. Buffon. Calcio d'angolo. Al 111esimo Keita, che in campionato ha fatto male la Juve, sbloccando l'ultimo scontro. Sinistro di Under, Dzeko! In testa Dzeko! Sempre lui! Ribalta la Roma! A 10 minuti dalla fine dei supplementari, Edin Dzeko! La sua firma su questa finale non poteva mancare! 2-1, incredibile, proprio Dzeko, che ormai è una sentenza per gli avversari. Sul primo palo l'ha prolungata, non esce Buffon, 2-1 Roma. E adesso resistiamo, Dzeko e Dzeko, dopo Pjanic, i due, anzi, sì, senza anzi, i due bosniaci hanno firmato questa finale che non è ancora finita. Lancio verticale a cercare Douglas Costa. Emerson chiude alla grande. Ancora verso Dzeko che viene incontro. E la gira per Under. Applaude l'Olimpico. Genghiz per il contropiede della Roma. La tiene senza fretta. Aspetta ancora Dzeko. 5 minuti al 120esimo. Tocco per De Rossi. Florenzi. Dentro da Schick. Poi Nainggolan. C'è Under a sinistra. Nainggolan forse lo cerca al momento sbagliato. Under ci arriva. La mette. Secondo palo c'è Dzeko che raccoglie. Senza fretta Edin. Poi Keita al limite. Per Nainggolan che deve difendere, girarsi, Under è solo, servito sul sinistro, Under per chiuderla! E non trova la porta. 1:10. Rimanete seduti che non è ancora finita. Ma rimanete attaccati ai vostri smartphone, ai vostri computer. Rimanete con noi. Nainggolan largo da Under. Con Emerson che vuole il pallone, Nainggolan che è andato, mamma mia che palla di Emerson, poi Nainggolan che lotta, non lo trova, Cedric la tiene, sì, l'ha tenuta, due di recupero, fischia anche subito, c'è Royce, poi Higuain, attenzione a questo finale di partita, la palla è prendibilissima per Florenzi che si appoggia a Manolaschi, la lascia a Keita, quindi Fazio, game over, adesso sì, interrotta, la maledizione, non ci crede nessuno, chi era quello non lo so, probabilmente Emerson, ha vinto la Roma, 2-1 la Juventus, dopo una maledizione durata tutto FIFA 16, con due finali perse contro i bianconeri, e andiamo ad elencarle perché c'è un qualcosa di incredibile allo Stadio Olimpico. La Roma che esulta finalmente alla faccia di tutti quelli che non hanno creduto in questo progetto, in questa squadra. Ma come dico sempre, è anche bello così, perché quando raggiungi un obiettivo, qualcosa di importante, devi ringraziare chi ha creduto in te e poi mandare un bacio a chi non l'ha fatto, perché è lui che ti ha dato la forza di andare avanti. È pronto Daniele, ragazzi, è pronto De Rossi. Attenzione a questo momento. 12 giugno 2016, Juventus-Roma 2-1, la semifinale della seconda stagione. 25 settembre lo stesso, 1-0 quella volta. Adesso campioni, alzala al cielo capitano,
2-1 per la Roma in rimonta, tra l'altro, in una partita al Cardio Palma, una partita che ci ha regalato tantissime emozioni, una partita che finalmente ci ha sorriso. Io non posso che ringraziare chi di voi ha seguito tutto questo video, tutta questa puntatona speciale per la finalissima, ma soprattutto, ragazzi, io voglio salutare un fratello, un amico, sì, ma alla fine è un fratello, mentre qui ci sono i festeggiamenti bellissimi di rito, di una squadra che se lo merita, di una squadra che non sempre nella propria storia è stata fortunata, a volte si è complicata la vita da sola, insomma, ed è capitato anche quando c'eravamo noi in panchina. Stasera è capitato il contrario, stasera la Roma è andata sotto, ma poi ha rimontato, ha ribaltato la maglietta. L'abbiamo tenuta, fa ridere questa cosa, però è ancora qui, non ce la siamo tolta. E allora, ragazzi, io stavo dicendo, il bacio e il saluto, l'abbraccio astratto, purtroppo, perché ci sono dei chilometri che ci separano, insomma, è chiaramente a Rudy Zlatan, che ci teneva ad essere qui con noi, ci teneva, ma purtroppo non è potuto esserci per motivi chiaramente lavorativi. Alcuni di voi magari non lo conoscono, i nuovi, i veterani, sì. I veterani hanno vissuto con noi le sfortunate finali passate, e la cosa che mi è piaciuta è che dopo ogni sconfitta c'era il massimo supporto, c'erano i massimi complimenti. Questa è una cosa che ci piace, perché poi caratterizza un po' il tifoso romanista. Premesso che poi non sono arrivati complimenti solo dai tifosi romanisti, non mi seguono solo tifosi romanisti, io cerco, nonostante poi è chiaro, ragazzi, sono tifoso della Roma e faccio una carriera con la Roma, è normale che poi vada ad esultare, ma poi abbiamo fatto altre carriere anche con la Fiorentina, quando ho segnato alla Roma ho esultato da tifoso viola praticamente. Per il resto, io quando si tratta di parlare di calcio, di essere obiettivi, lo faccio sempre in maniera professionale, e quindi molti tifosi di altre squadre questa cosa l'hanno percepita. Detto questo, appunto, un saluto a Zlatan, un ringraziamento a tutti voi, oltre al risultato, perché stasera non era garantito di vincere. Infatti, mentre mi preparavo il discorso, prima di registrare, mi grattavo, perché dico, raga, può essere che non vinciamo, non è detto. Ma siamo giunti al termine della prima stagione. E allora vi dico una cosa che forse alcuni di voi non ricordano: ci sono i mondiali, noi alleniamo l'Italia. Bonucci e Chiellini, come vi ho detto all'inizio, non so se ve l'ho detto, ma lo ripeto, nel dubbio sono infortunati, non parteciperanno a questo campionato del mondo. E un po' mi dispiace, perché erano due perni fondamentali della nostra difesa, dovremo rimediare. Detto questo, l'appuntamento in settimana proprio con i mondiali, poi arriverà chiaramente anche lo speciale di questa prima stagione, prima di ricominciare con la seconda ci sarà una live per il calciomercato, lo affronteremo insieme. Io vi ricordo che è uscita l'app ufficiale di Roma Crew, quindi in descrizione trovate il link per scaricarla, purtroppo momentaneamente è disponibile soltanto su Android e non su iPhone. Per il resto, appunto, iscrivetevi a Roma Crew, seguiteci tutti i giovedì per le partite della Roma, per parlare di calcio, di Roma e non solo. Dopodiché scaricate anche OneFootball, che è la mia app preferita, insomma, di riferimento per restare aggiornati sul mondo del calcio. In descrizione trovate anche il link per Divise Calcio Top, forse l'avete trovato nell'intro, insomma, non riesco neanche più a parlare. Fatto sta che non ve rompo più le palle, raga. Vi mando un bacio, chiaramente, la cosa più importante, lasciate like, un commento e iscrivetevi. Ciao a tutti e forza Roma, oggi più che mai.